è importante anche un po' il segno che questo comporta, perché noi acclamiamo il Vangelo mentre l'Evangelario viene prelevato dall'altare, che è il luogo della tomba morta del Cristo risorto, e viene portato verso l'ambone, che per i liturgisti rappresenta la pietra scagliata fuori dal sepolcro, dove il Signore seduto ha incontrato Maria Maddalena. Cioè, c'è questo gesto del Signore che abbandona ciò che è il posto più alto per venire al nostro livello, ad aspettarci, ad ammaestrarci e soprattutto a dirci la sua promessa di essere sempre con noi. Dopo la lettura del Vangelo saranno annunciati i giorni delle feste sante. La notte di Natale abbiamo così raccontato l'entrata di Gesù nella storia, e con l'annuncio della Pasqua e degli altri giorni santi noi stabiliremo anche le tappe dei nostri incontri con il Signore durante questa storia sacra che, se vogliamo, sarà questo nostro anno di vita, questo nostro anno liturgico. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. E l'offerta dell'incenso oggi è particolarmente significativa, perché viene offerto alla parola fatta carne. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dove è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate, informatemi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anche io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Verbum Domini. Così il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo, capitolo 2, versetti 1-12. L'annuncio dei giorni santi è una consuetudine che ci viene dalla chiesa di Alessandria e risale al V secolo. Ed è bello vedere come nel nostro celebrare ci sono tanti segni, tanti riti, tante parole, tante preghiere che ci vengono quando la Chiesa era in divisa. Ed è un modo per, come diceva San Giovanni Paolo II, veramente di respirare con i due polmoni, non con uno solo, anche al di là di quello che poi le situazioni storiche ci stanno tragicamente mostrando.